tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi sono qui per farvi la recensione finalmente del libro Troll Hunters di Guglielmo del Toro e Daniel Kraus. Questo libro che mi è stato inviato gratuitamente in cambio di una recensione dalla De Agostini Editori ed è in copertina rigida con sovraccopertina, sotto è semplicemente dello stesso colore blu della sovraccoperta e viene 14,90 €. Questo libro mi ha incuriosito veramente fin da subito, non appena ho letto la trama ho voluto richiederlo perché parla di troll e io non ho mai letto nulla sui troll e sinceramente pensavo anche avesse un'atmosfera un pochino più horror di quella che in realtà si è rivelata, però parto subito col dirvi che il libro mi è piaciuto veramente tanto. Secondo me la fascia che si divertirebbe di più leggendo questo libro è dai 12 ai 16 anni, ma anche io che ne ho 21 mi sono divertita veramente tanto leggendolo. Il libro inizia con una premessa iniziale, cioè vediamo quindi due fratelli, Jim e Jack, che stanno giocando con le biciclette verso il tramonto in un periodo in cui appunto è indietro nel tempo. C'erano i cartoni del latte con le foto dei bambini scomparsi e c'era in quel periodo l'epidemia dei cartoni di latte perché scomparivano molti bambini. Un momento prima Jack, il fratello maggiore, era davanti a Jim che pedalava con la sua bicicletta cercando di raggiungerlo e un momento dopo Jack era scomparso. Jim vede qualcosa nell'ombra sotto il ponte in cui è scomparso il fratello che assomiglia tantissimo a un troll e scappa via. Passiamo poi al momento presente in cui Jim è diventato un adulto iperprotettivo con quello che è suo figlio e il protagonista è appunto il figlio di Jim, ragazzino di mi pare 15 anni, 16 anni, che va alle superiori, ha problemi normali come tutti, ma in più c'è l'iperprotettività del padre che ha porte blindate ovunque, che chiama la polizia se lui tarda di 5 minuti, eccetera. Jim Junior, questo è il nome del nostro protagonista, ha un migliore amico e entrambi sono un po' gli sfigati della scuola, ma tutto cambia quando vengono introdotti al mondo dei troll. All'inizio pensiamo essere tutti malvagi, ma poi scopriamo che ci sono troll buoni e troll cattivi. Quindi alla fine Jim Junior scoprirà di far parte di una razza, gli Struggers, che è il cognome della sua famiglia, di Troll Hunter, e quindi verrà arruolato per sconfiggere questi troll cattivi che cercano di tornare al potere, soprattutto uno in particolare che cerca di tornare al potere, che era stato appunto responsabile dell'epidemia dei cartoni da latte, insomma, anni prima. E sì, da qui parte tutta la nostra avventura tra intrighi anche d'amore, problemi scolastici contro il bullo, il cercare di prendere un ruolo nella recita scolastica e conquistare anche una ragazza e sinceramente mi è piaciuto veramente veramente tanto. Tutti i personaggi li ho trovati ben caratterizzati e soprattutto ci sono alcuni personaggi secondari che io ho adorato, per esempio la nonna del migliore amico di James Junior. Perché? Perché è pazza, ha i capelli fucsia e 50 gatti! Seriamente 50 gatti e quindi mi sono divertita veramente tanto 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 leggendolo. Inoltre il libro è diviso in tre grandi macro categorie, macro capitoli, suddivisi poi a loro volta in vari capitoli che discernono tre periodi importanti appunto nella storia e ogni capitolo è molto carino perché appunto inizia con dei tentacoli così. I primi capitoli sono molto brevi, andando più avanti si fanno poco più lunghi, però comunque rimane un libro molto scurrile da leggere, rimane un libro molto facile da leggere appunto perché i capitoli sono brevi, non risultano mai pesanti e il metodo di scrittura anche è abbastanza leggero, quindi si va avanti e si legge anche in una sola seduta se ha voglia. Ve lo consiglio se avete voglia di leggere qualcosa di diverso, non troppo impegnativo, molto leggero e che comunque porti un po' di innovazione, perché i troll non sono appunto un soggetto molto usato nella letteratura young adult, almeno io non ne ho letti tanti di libri, ho letto soltanto questo. E sì, il voto che ho dato a questo libro sono state 3,5 stelline, più sul 4 meno, però su Goodreads non esiste il 4 meno. Ebbene sì, questo è tutto quello che ho da dirvi sul libro Troll Hunters, spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche voi l'avete letto oppure se vi incuriosisce e se avete mai letto altre cose con i troll, perché questo è un pensiero che mi è passato abbastanza nella mente perché ho voglia di leggere qualcos'altro con i troll. Qui sotto nell'info box vi lascio il link cliccabile da Amazon dove poter comprare Troll Hunters e in più tutti i link ai miei altri social network. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!